Vediamo oggi come utilizzare il programma Tint. Due volte clic sulla icona del programma. Qui dobbiamo scegliere la foto da utilizzare all'interno di Tint. A cosa serve questo programma? Questo lo vedremo passo dopo passo. Allora, un clic su Browse, che significa sfoglia, per dire al computer dove si trova l'immagine sulla quale vogliamo lavorare. Possiamo cliccare su Desktop, su Documenti, su Immagini, a seconda di dove si trova l'immagine che ci interessa. In questo caso faccio un clic su Immagini, scorrendo appena appena l'elenco delle cartelle, due clic su Immagini Campione, le immagini di esempio presenti su tutte le versioni di Windows, e, qui nel caso di Windows 7, due volte clic sull'Ortensia. E quindi un clic su Next, che vuol dire avanti, per procedere al passaggio successivo. Attenzione bene, se sbirciamo questi due riquadri, già ci viene suggerito qual è lo scopo di Tint. Un clic su Next. Ecco, allora, sveliamo le carte. Il programma Tint serve a scomporre una foto nei gruppi di colore che compongono l'immagine, dandoci la possibilità, effetto bellissimo, di accendere o spegnere solo alcuni gruppi di colore. Come per esempio nell'anteprima che vediamo. Pensate che bella una foto in bianco e nero con solo le vele illuminate del loro colore rosso originario. Gruppi di colore impostati a due, ma noi con le freccine in alto o in basso possiamo tranquillamente aumentare i gruppi di colore per una maggiore precisione, così come possiamo aumentare il livello della qualità portandolo magari a 6 o 7. Stiamo lavorando sui colori, clicchiamo su Next, che vuol dire avanti. La voce clustering è una suddivisione e scomposizione della foto in tanti tassellini, i cluster, che sono poi appunto dei pezzettini. Suddividendo l'immagine in pezzi, noi possiamo poi agire sui vari gruppi di colore. Per questa operazione occorrerà circa un minuto, quindi aspettiamo che venga completata dall'inizio alla fine, sinché la barra verde non diventa riempita sino al fondo. Per questa operazione occorrerà aspettare un attimino, per il semplice fatto che non ce ne accorgiamo, ma il computer sta lavorando, perché sta applicando degli effetti con dei calcoli chiaramente interni al programma che richiedono un po' più tempo rispetto alle operazioni quotidiane. Complete, quindi operazione eseguita, clic su Finish. Ingrandiamo la finestra con il nostro pulsante ed ecco qua. Al centro l'immagine grande in bianco e nero e sotto, in base alla scelta che abbiamo effettuato prima, tutti i gruppi di colore che Tint ha riconosciuto nell'immagine. Sotto ogni casellina, come vedete, c'è una ulteriore piccola casellina con scritto Tint, che vuol dire accendi o spegni il colore. Guardate cosa succede se noi vogliamo illuminare solo i colori giallo presenti nelle ortensie. Clic su Tint, qui sul giallo, clic su Tint, qui sul giallo, e voilà, foto in bianco e nero con solo le tonalità di giallo illuminate, ma non solo, vogliamo anche l'azzurro? Clic su Tint, ricerchiamo chiaramente le aree di colore che siano vicine a quello che ci interessa, clic su Tint, e voilà. Ora, ovviamente, occorre poi fare delle piccole prove per combinare i gruppi di colore che ci interessano, ovviamente. Ottenuto il risultato desiderato, ma guardate già che bello com'è suggestivo, il bianco e nero è solo il colore evidenziato, clic sul pulsante Save As, che vuol dire salva come, per memorizzare il nostro lavoro. Io ora lo memorizzo sul desktop, clic, gli assegniamo un nome, in questo caso Ortensia, clicchiamo sul pulsante salva, voilà, e il nostro lavoro è pronto per essere osservato. Chiudiamo con la X-Tint, non ci resta che fare due clic sull'icona Ortensia che abbiamo appena creato. L'immagine si aprirà o con il visualizzatore immagini di Windows o con un programma di fotoritocco associato presente sul nostro computer. Ed ora godiamoci questo bell'effetto.